La verità è che ci siamo persi di vista troppe volte. Dove sei stata per questo tempo? Indovina. Sentito parlare del ratto delle spine, della rivoluzione francese, delle suffragette. Notizie su Giovanna d'Arco, o di Maria Curie, Anna Frank e Simone de Beauvoir, o di Anna Bolena, per non parlare di Maria Montessori, Rita Levi-Montalcini, di Rita Peron. Sai qualcosa di queste signore? Nulla su costoro. Sono alcuni accenni a Lucrezia Borgia, Cleopatra, Messalina e tutte le... Fermi! Attento a quello che dici. Sono tutte figlie mie. E anche tue. E dietro ognuna di loro si nascondeva uno spacciatore di mele come te. A proposito, sono piena di tatuaggi sul corpo. E non solo. Anche nell'anima. Ecco come ti sei divertito tutto questo tempo. Carogna. Senza terminare il lavoro. Peccato. Stavi lì per essere fatta fuori, ma non ci sono riusciti. Peccato. Io ci ho provato in tutti i modi ad esserci ogni volta, ma il tuo Adamo mi ha sempre respinto con forza. So di non averti difeso sufficientemente, ma contro la cecità anche io sono impotente. Tu, la madre di tutti gli uomini. Peccato. Sono sempre stato troppo veloce o troppo lento. Ma lo scandire degli attimi lo decidete voi uomini. E Dio ve lo approva oppure no. A te è ancora toccato il no. Peccato.